L'altro grande esponente del naturalismo rinascimentale oltre a Telesio è Tommaso Campanella, un altro italiano che è passato alla storia non solo per le sue idee, anche per le sue opere, ma anche per il suo destino biografico, perché insieme a Giordano Bruno, un ulteriore filosofo di questo periodo di cui parleremo a parte, fu incriminato, accusato di eresia e passò molto tempo in carcere durante l'epoca della Controriforma. Oggi iniziamo a vedere il suo pensiero, ci metteremo almeno un paio di puntate perché è un pensiero anche complesso, ma iniziamo a vedere la sua vita, quindi anche appunto queste vicende biografiche di cui vi accennavo e poi la sua visione della natura. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 161esima puntata. La visione della natura di Tommaso Campanella. Eccoci nuovi insieme, ben trovati per parlare di filosofia per circa una ventina di minuti. Filosofia del Rinascimento, un tema che stiamo approfondendo da diverse puntate, prima con un'ottica ampia, generale, cercando di inquadrare questo periodo storico e adesso vedendo anche alcuni esponenti importanti di questo periodo storico. In particolare, l'altra volta abbiamo iniziato a vedere come il naturalismo rinascimentale si concretizza in Italia. L'Italia è uno dei paesi all'avanguardia da questo punto di vista ed uno dei grandi esponenti di questo naturalismo rinascimentale è senza ombra di dubbio Tommaso Campanella, un teologo politico di origine appunto italiana. Nasce a Stilo in Calabria nel 1568, morirà poi a Parigi dove a un certo punto si trasferirà nel 1639, quindi una vita anche piuttosto lunga per l'epoca. È un frate domenicano, anche se appunto venne processato e condannato per eresia, quindi un percorso un po' complicato. D'altronde siamo, come vi dicevo, nell'epoca della piena Controriforma. Nasce nella seconda metà del Cinquecento, muore nella prima metà del Seicento, proprio in quella fase in cui il Concilio di Trento sta arrivando a compimento, la Chiesa Cattolica ha deciso come rispondere alla Chiesa Protestante, alla Riforma Luterana e a tutte le riforme che sono nate di conseguenza, e questa risposta è una risposta sì di rinnovamento morale da un certo punto di vista, ma anche di grande chiusura dal punto di vista teologico, dal punto di vista filosofico, e quelle menti un po' fuori dagli schemi anche dentro al mondo cattolico ne pagano le conseguenze. Campanella è uno, Giordano Bruno, che vedremo tra qualche puntata, è un altro, e poi parleremo di Galileo, parleremo di tanti processi per eresia. Ecco, in effetti in realtà Campanella subisce un primo processo non tanto solo per le sue idee quanto per i suoi progetti politici, perché come vi dicevo è interessato sia alla teologia e alla natura, ma è interessato anche alla politica. In particolare cerca a un certo punto di organizzare una congiura contro il governo spagnolo per instaurare una sorta di repubblica teocratica, ma proprio durante la realizzazione di questo processo viene arrestato, siamo nel 1599, quindi a poco più di 30 anni, e viene messo in carcere. Passa circa 27 anni di vita in prigione, quindi fin quasi alla fine della sua esistenza, in cui si salva senza essere messo a rogo, anche fingendo di non essere nelle piene facoltà, di non essere completamente presente a se stesso. Viene infine liberato nel 1626, si trasferisce a Roma, ma poi appunto, come vi anticipavo, si trasferisce definitivamente a Parigi, dove vive fino alla morte. Le opere sono parecchie, sono variegate, ci sono opere di stampo propriamente filosofico, opere teologiche e opere anche politiche. Le citiamo velocemente. Vanno ricordate la filosofia dimostrata dai sensi, del senso delle cose, della magia, e già questo termine magia vi apre uno spiraglio sul mondo di Campanella, filosofia reale, ateismo sconfitto, metafisica e teologia. Ma l'opera più importante è una operetta che fa parte in realtà di filosofia reale, si intitola La città del sole, viene ancora oggi ristampata, letta, studiata, ed è un'operetta in cui Campanella presenta un ideale di una repubblica appunto teocratica, un po' prendendo a modello la Repubblica di Platone, un po' imitando quel modello importante dell'antica Grecia, ma ammodernandolo con le idee di Campanella. Questo per dire della vita, delle opere brevemente, ma qual è il pensiero di Campanella? In primo luogo dobbiamo dire questo. Il pensiero di questo filosofo parte sicuramente dalla fisica, cioè dallo studio della natura, da quella che all'epoca si chiamava la filosofia naturale. Ma lo sguardo di Campanella non è ancora uno sguardo scientifico come incontreremo tra poco, non è ancora uno sguardo
che quantifica, che misura, che fa esperimenti, che cerca leggi, no, è uno sguardo ancora pesantemente influenzato dalla magia. La magia, abbiamo detto, entra anche nel titolo di alcune opere, e la magia è una componente essenziale per Campanella per conoscere il mondo, e non solo per conoscerlo, anche per governare il mondo. Non solo. Questa magia, connessa poi alla fisica, o almeno a quel barlume di fisica che si inizia a delineare, vengono poi utilizzate soprattutto per dar vita, come vi anticipavo, a una metafisica che serve come base per un rinnovamento dell'umanità. Il fine ultimo di ogni riflessione filosofica di Campanella è il cambiamento politico e religioso. Pensa che l'umanità abbia bisogno di un pesante rinnovamento. Questo rinnovamento deve passare attraverso la metafisica, attraverso la teologia, che a loro volta devono passare attraverso la fisica e la magia. Quindi capite, è un percorso piuttosto articolato quello che Campanella tenta di mettere in campo, partendo in buona misura anche dalla fisica di Telesio che abbiamo visto la puntata scorsa, ma integrando questa fisica di Telesio, che abbiamo detto è già in qualche misura prescientifica, con un po' di magia e poi anche forme di metafisica estranee allo spirito di Telesio, che Telesio non aveva mai del tutto abbracciato. Ad esempio, quali aspetti di metafisica? Ad esempio, fortemente influenzato dal platonismo, Campanella insiste moltissimo su una universale animazione delle cose. Cioè, la natura, le cose, gli alberi, le piante, i sassi, i fiumi, eccetera, non sono materia inerte, ma è materia animata. Dentro ad ogni aspetto della natura, da quelle cose che noi chiamiamo vive a quelle che non chiamiamo vive, c'è un'anima, c'è qualcosa, un'energia che le rende effettivamente vive. E questa energia è incanalabile grazie alla magia. Capite? La magia è il mezzo tramite cui il sapiente riesce a dominare la natura perché ne interpreta le forze. Forze che però non sono le forze della scienza, le forze della fisica che verranno così ben delineate da Newton. Sono forze animistiche, ok? C'è un'anima del mondo, come già aveva anticipato Platone, come poi aveva ribadito anche il neoplatonismo, c'è un'anima del mondo che determina l'accordo e il disaccordo tra le cose naturali. Se la natura cammina in una certa direzione, se funziona in un certo modo, è perché quest'anima del mondo fa funzionare le cose in un certo modo. Se invece la natura si ribella o ci porta dei cataclismi o cose del genere, è perché l'anima del mondo non riesce a esprimersi completamente. Ok? Quindi, compito del filosofo è quello di conoscere, interpretare e dirigere quest'anima del mondo, ovviamente. Come può farlo? In primo luogo, secondo Campanella, bisogna conoscere quest'anima del mondo, bisogna conoscere questa realtà. E questa conoscenza parte sempre ed esclusivamente dalla sensibilità. L'unica vera forma di sapienza, secondo Campanella, è quella che parte dai sensi. Sensi che ci portano a una conoscenza che si può verificare, che si può correggere o che si può anche confutare in certi casi, no? Ecco, questo è il tratto forse più moderno di Campanella, un tratto che anche, come abbiamo visto in Telesio in parte, anticipa alcune riflessioni di Galileo, di Newton e di altri ancora. Perché? Perché Campanella rifiuta l'impostazione di tipo razionalistico, rifiuta l'idea che la conoscenza sia già contenuta nell'anima, questo è un tratto che invece lo allontana da Platone. La conoscenza non è nell'anima, la conoscenza è nei sensi. Quindi noi dobbiamo, con i sensi, guardare la natura, esplorare la natura, cercare di entrare in contatto con questa natura e cercare quindi di dominarla. D'altronde ci siamo sbagliati, dice Campanella, a pensare che bastasse conoscere razionalmente le cose per interpretarle. Ha sbagliato anche Agostino addirittura, quando solo col ragionamento ha sostenuto che non potesse esistere vita agli antipodi. Vi ricordate, l'abbiamo citato qualche tempo fa questo tema. Ebbene, da quando Cristoforo Colombo è andato a solcare i mari, sappiamo che invece può esserci vita anche da altre parti. Perché lo sappiamo? Non perché ci abbiamo ragionato sopra, perché ragionandoci arrivavamo alle conclusioni di Agostino, ma perché abbiamo visto, perché abbiamo fatto esperienza diretta. L'esperienza diretta è l'unico modo per conoscere, l'unico modo per ampliare il nostro bagaglio culturale ed entrare veramente in contatto con la natura. Quindi, grande fiducia nei sensi, un'ottica quasi empirica ed empirista, mi verrebbe da dire. E d'altronde, dice Campanella, i sensi sono sempre certi, non necessitano di alcuna prova. Non c'è bisogno di ulteriori conferme una volta che ho visto una cosa. Non c'è bisogno di ulteriori conferme una volta che ho sentito una cosa. Invece l'essere incerta, dice Campanella, è la ragione piuttosto. Ecco, la ragione richiede delle prove. Io posso anche ragionare su cosa c'è agli antipodi. Posso anche farmi dei gran ragionamenti, ma poi per essere sicuro che quello che ho trovato sia vero devo andare a vedere. Per essere certo
che la ragione mi abbia portato sulla buona strada, devo avere le prove empiriche, ok? Quindi prova e causa devono sempre essere ricondotte alla sensazione. La sensazione è l'ultimo discrimine della conoscenza. È la conferma o la smentita di una conoscenza che posso a volte anche cercare di abbozzare con la ragione, ma ripeto, il criterio ultimo è sempre la sensazione. Fin qui il discorso di campanella potrebbe sembrare, come vi anticipavo anche prima, estremamente moderno. Quando parleremo dei fisici, appunto, del 600, della rivoluzione scientifica, vedremo che anche loro esaltano i sensi, Galileo stesso. Vedremo che ritiene di poter conoscere l'universo puntando il cannocchiale verso di esso e rifiutando le congetture di Aristotele, i ragionamenti di Aristotele, perché non suffragati da prove empiriche. Quindi qui sicuramente è un atteggiamento che anticipa Galileo, che vive tra l'altro in questo stesso periodo. Galileo viene processato nel 1633, quando Campanella è da poco uscito di prigione, quindi siamo in quegli anni lì. Però attenzione, c'è da precisare qualcosa di importante. Certo, Campanella dice affidiamoci ai sensi, ma questo affidarsi ai sensi non è un affidarsi in maniera quantitativa, in maniera oggettiva ai sensi. È un affidarsi alla sensibilità come facoltà dell'anima, perché la vera conoscenza arriva nell'anima. È l'anima che, secondo Campanella, interpreta, organizza, conosce i dati sensibili. È l'anima che sente. E bisogna, prima di tutto, per capire come impariamo dalla natura, come conosciamo la natura, capire come conosciamo noi stessi. Perché se l'anima è il baricentro della nostra conoscenza e della nostra sensazione, dobbiamo anche capire come fa l'anima a conoscere se stessa. Quindi dobbiamo anche parlare di autocoscienza, un termine che in filosofia in realtà è posteriore a Campanella, ma è molto importante. Bisogna capire come funziona l'autocoscienza, come l'anima riesce ad avere coscienza o conoscenza di se stessa. E in questo caso Campanella parte dalla metafisica appellandosi proprio ad Agostino, a quello che ha appena criticato, parlando degli antipodi. Nel senso che, secondo Campanella, esiste una conoscenza originaria e innata che l'anima ha di se stessa. In latino Campanella lo esprime così: notizia sui ipsius innata. La conoscenza che l'anima ha di sé, la propria autocoscienza, è qualcosa di innato, qualcosa che non deriva dai sensi, paradossalmente. La conoscenza del mondo, dell'anima del mondo, è sempre sensibile, ma la sensibilità che l'anima ha di sé è qualcosa di innato. E anzi, è qualcosa di innato perché questa autocoscienza è la condizione originaria di ogni altra conoscenza. Nel senso che, secondo Campanella, se noi non avessimo autocoscienza di noi stessi, se l'anima non si rendesse conto di essere un'anima, non potrebbe conoscere nient'altro. Quindi è vero che è tutto empirico, è vero che tutto deriva dai sensi, ma è anche vero che questo tutto si basa a sua volta su qualcosa che è empirico fino ad un certo punto, su qualcosa che in realtà è innato, che non proviene da fuori, ok? Poi meccanicamente cosa accade? Secondo Campanella, quando noi vediamo o percepiamo qualcosa, questo qualcosa di esterno a noi produce una sorta di modificazione nell'anima. E per questo noi dobbiamo avere prima di tutto un'autocoscienza, perché se noi non sappiamo cos'è l'anima, non riusciamo neppure a percepire le modificazioni che avvengono in essa. Capite bene che io vedo una differenza se so com'è la cosa prima che quella differenza si imponga. Se la sensazione è una modificazione dell'anima, devo avere ben presente com'è l'anima prima di questa modificazione. Poi mi accorgo che qualcosa è cambiato quando confronto la nuova anima con la vecchia anima. Ecco, se io ho coscienza di me stesso, della mia anima, ho coscienza anche delle sue modificazioni, quindi ho coscienza anche delle sensazioni, ok? Ma attenzione, perché qui arriva un altro elemento particolare della filosofia di Campanella. Vi ho parlato di anima, ho parlato di me come essere umano che conosce, ma questa conoscenza originaria, questa autocoscienza dell'anima, non è una cosa tipica solo dell'uomo, secondo Campanella, anzi è tipica di tutte le cose naturali, di tutto, quindi anche degli animali, quindi anche delle piante, quindi anche dei sassi, quindi anche dei fiumi. Ogni elemento della natura, dicevamo, ha un'anima, ha una sua sensibilità, questo vuol dire, perché l'anima è dove i sensi portano le informazioni, quindi se ha un'anima ha anche una sua sensibilità, e se ha un'anima e se ha una sensibilità, ogni elemento della natura ha anche una sua autocoscienza. Possiamo anzi dire che l'autocoscienza è qualcosa di diffuso, qualcosa di comune a tutte le cose che esistono, ok? Il che vi dà l'idea di nuovo di un mondo animato, di un mondo pieno di spiriti, di anime, di autocoscienze, potremmo dire così.
Non c'è differenza tra l'uomo e la natura. L'uomo e la natura sono, di fatto, la medesima cosa, funzionano al medesimo modo. Tuttavia, dice Campanella, nella natura la conoscenza originaria è in qualche misura oscurata dalle conoscenze acquisite, cioè dalle conoscenze che vengono prodotte dalle cose esterne, vi ho detto. Quando noi vediamo qualcosa, questo qualcosa provoca una modificazione nell'anima. Ora, molto spesso nella natura, questo qualcosa in più che si va ad aggiungere all'anima è talmente forte, talmente permeante, che oscura, nasconde un po' l'anima stessa. Oscura, nasconde un po' l'origine di questa conoscenza, cioè l'anima, cioè l'autocoscienza iniziale, ok? Quindi, ogni cosa sente se stessa, ma sente anche le altre cose, e questo sentire le altre cose tende a oscurare la conoscenza di se stessa. Questo è uno dei problemi che la filosofia di Campanella intende affrontare. Dall'altro, per essere ancora più precisi, Campanella dice che ogni cosa sente se stessa essenzialmente, perché questo se stessa, questa sua autocoscienza, costituisce l'essenza ultima delle cose, mentre sente le altre cose accidentalmente. Cioè le altre cose sono modificazioni che ci sono, ma potrebbero anche non esserci. Io quando guardo una persona e la conosco per la prima volta, questa provoca sulla mia anima una sensazione nuova. Ma questa sensazione nuova è accidentale, cioè oggi c'è. Ma se non avessi incontrato quella persona non ci sarebbe mai stata e non sarebbe cambiato poi molto. Invece l'autocoscienza che ho di me, la sensazione della mia stessa anima, quella è necessaria, quella è essenziale, non posso fare a meno di averla. Perché non posso dire io sono diverso da come sono, io sono come sono e devo conoscermi, ok? Questo riguarda l'uomo, riguarda le piante, riguarda gli animali, eccetera. Solo in Dio, che è privo di conoscenza acquisita, la conoscenza innata ha tutta la sua potenza, dice Campanella. Cosa intende dire? Che noi abbiamo una conoscenza innata, cioè un'autocoscienza di noi stessi, e una conoscenza acquisita che viene da fuori. Dio no, perché Dio sa già tutto. Per Dio tutte le conoscenze sono innate. Lui non è che impara le cose vedendole, le sa già, perché le ha create Lui. Ok? Allora, proprio perché le sa già, per lui la conoscenza anche delle cose esterne è una conoscenza innata e quindi è fortissima, molto più di quanto ne abbiamo noi che invece conosciamo le cose esterne un po' alla volta, faticosamente, con errori, eccetera, eccetera, eccetera. Ultima cosa da dire, importantissima. Questa teoria dell'autocoscienza è importante perché rappresenta un po' una novità in epoca moderna, se n'era parlato con Agostino, per carità, se n'era parlato in epoca antica. In epoca moderna Campanella riprende il tema e lo approfondisce, aggiunge un aspetto percettivo che è interessante, che verrà poi ampliato, ripreso da altri filosofi. In realtà, quasi contemporanea a Campanella, un altro filosofo di cui parleremo tra un po', ma importantissimo, che è Cartesio, dirà cose per certi versi simili. Anche lui rifletterà a lungo sulla coscienza che l'anima ha di se stessa. Non la chiamerà anima, la chiamerà res cogitans, lo vedremo. Però anche per lui l'autocoscienza è importante perché è la condizione preliminare di ogni forma di conoscenza. Quindi, in questo senso, Cartesio sembra molto vicino a Campanella. Tenete conto che Cartesio pubblica il discorso sul metodo, che è forse la sua opera più importante, nel 1637, Campanella pubblica la sua metafisica nel 1638, l'anno dopo, siamo in contemporanea. Però, attenzione, Campanella queste idee le aveva già elaborate in qualche anno precedente e qualche opera precedente, poi nella metafisica trovano pieno compimento, ma già dagli anni 20 Campanella stava elaborando queste idee, quindi non è certo influenzato da Cartesio, anzi ci arriva per conto suo, ma soprattutto la teoria dell'autocoscienza di Campanella è differente in qualche aspetto importante da quella di Cartesio, perché per Campanella questa autocoscienza non è pensiero, è sensibilità. Noi vedremo che Cartesio insisterà su questa res cogitans, insisterà sull'autocoscienza che il soggetto ha di se stesso, ma questa autocoscienza sarà un pensiero. La res cogitans è pensiero. Vedremo che verrà anzi criticato da alcuni pensatori, da Hobbes in particolare, per questa caratteristica. Per Campanella invece l'autocoscienza non è il frutto di una riflessione, non è il frutto di un ragionamento, non è un pensiero proprio cognitivamente, è una sensazione. Alla base di tutto c'è la sensibilità, abbiamo detto. Anche l'autocoscienza, che l'anima di se stessa, è qualcosa di sensibile, lo sente, non lo capisce, capite? Non c'è un ragionamento, non c'è un cogito ergo sum, come dirà Cartesio. Non c'è un pensiero alla base di tutto, c'è una sensibilità. Segno che in effetti in Campanella è ancora fortissimo l'aspetto premagico più che prescientifico. Campanella non è un razionalista, Cartesio invece sì. Campanella è un empirista, ma in senso esperienziale, in senso di contatto con la natura, che invece in Cartesio è qualcosa di completamente diverso.
e lo vedremo quando ci arriveremo. Ecco, questo era quello che secondo me c'era da dire oggi per introdurre la figura di Campanella e vedere un po' la sua impostazione riguardo alla natura. Non abbiamo certo finito, dobbiamo parlare di altri elementi naturali e poi della sua politica e lo faremo la prossima volta. Per oggi ci fermiamo qui. Vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare su tante diverse piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, potete ascoltare anche il podcast gemello chiamato Dentro alla Storia, in cui ci occupiamo di storie. In più, poi, se volete spiegazioni su altre fasi, su altre epoche, vi ricordo che su YouTube, cercandomi come Ermanno Ferretti o come Script, trovate più di 1000 video su ogni epoca, argomento e fase. In più, vi ricordo anche che se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video e altre iniziative che di tanto in tanto preparo e realizzo, potete seguirmi sui social network, Facebook, Twitter oppure Instagram, col nickname di Script, oppure potete, se volete, abbonarvi alla newsletter gratuita e settimanale che esce ogni lunedì sera. La trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. È una mail in cui appunto vi racconto che video, che podcast ho fatto, ma anche che libri sto leggendo, che film sto vedendo, riflessioni varie, insomma, c'è tanto materiale. Ho finito, ci sentiamo presto per andare avanti con Campanella, andare avanti con il Rinascimento e poi per tante altre lezioni di filosofia. Ciao, alla prossima!